Comunque sia la mostra del cinema che ovviamente anche questa mostra di Tim Burton, assolutamente. Tra l'altro, cos'è questo bellissimo rimbombo? Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Allora, tante cose di cui parlare. Ah, scusa, tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa, ragazzi. Allora, ieri ho fatto per la prima volta, non so da dove mi è balenata questa roba. Ieri per la prima volta ho fatto uno shorts del video di ieri. Ho preso tipo i 20-30 secondi di una parte importante del video di ieri e ho creato lo shorts. Ho scoperto che vi piace tantissimo. Quindi se mi ricordo, se ho tempo, lo farò di tutti i video. Quindi faccio uscire il video tutti i giorni e poi magari a distanza di qualche minuto, di un'ora, faccio uscire anche uno shorts con una piccola parte. Ho visto che vi è piaciuto un sacco, non pensavo foste così interessati agli shorts. Ma invece noi siamo molto interessati ad un giocatore. Sto scherzando. Ad un giocatore che pare essere oramai stato mollato dalla sua amante, cioè il Real Madrid. Il Real Madrid molla definitivamente Kylian Mbappé. Kylian, se hai bisogno di qualcuno che ti accolga tra le calde braccia rossonere, noi siamo qua. Ovviamente sto a scherzare, mi raccomando raga, sto scherzando, Dopo il comunicato ufficiale del Real Madrid, che dichiara inesistente qualsiasi tipo di trattativa tra Mbappé e i Blancos, lancia una clamorosa notizia. Il Real Madrid avrebbe definitivamente mollato il francese. I motivi sarebbero due e vediamo se noi possiamo starci all'interno di questi motivi. Il primo è legato alla questione salariale, con l'attaccante che non chiederebbe meno di 20 milioni annui più un ritocco bonus in base all'età. Che problema c'è? Al posto che far la rosa da 30 giocatori, 25 giocatori, la facciamo da 15, perché poi noi non abbiamo mai infortunati, tra l'altro, no? Facciamo la rosa da 15 e gli altri 10 giocatori non li prendiamo, ne prendiamo uno e prendiamo Kylian. Poi il secondo è l'età, perché il secondo motivo per cui Real Madrid non vorrebbe prendere Kylian Mbappé è l'età. Perché nonostante il giocatore del Paris Saint Germain abbia solo 25 anni, lo standard è fuori dai parametri dei madrileni, che negli ultimi anni hanno preso Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham e per il futuro hanno già acquistato Hendrik. Inoltre, con tutti i soldi che andrebbe a guadagnare, potrebbe creare diversi problemi all'interno dello spogliatoio. Allora, l'età, cioè raga, lo sapete che anch'io sono una persona che è sempre molto attenta all'età dei giocatori, ma diciamo che nel caso mi si dovesse presentare la possibilità di prendere Kylian Mbappé, e facciamocelo uno strappo all'età. Andiamo a prenderlo. Lo so ragazzi, è un po' fuori dai nostri parametri di età, però vabbè, mi capirete, cioè facciamo uno strappo per andare a prendere Kylian, anche se ha 25 25 anni. Veramente raga, sto scherzando, poi magari qualcuno ci crede veramente. Però vabbè, no, non c'è nessuna minima possibilità, neanche una minima combinazione che si possa incastrare, che possa far sì che Kylian Mbappé venga al Milan, se non una cosa remota là in fondo nell'angolino, tipo il Milan vince la Champions League. Vincendo la Champions League, Mbappé decide di andare via dal Paris Saint Germain e dice: vengo al Milan a prendere 10 milioni, non posso che prenderne 1000 dalle altre parti. Ma no, non credo che esista questo tipo di occasione. Però nel caso noi siamo qua a braccia aperte ad aspettare Kylian Mbappé. Allora, prima di andare in sigla, ieri vi avevo dato una bella notizia. La notizia fortunatamente è stata confermata da tutti i vari media. Ah, tra l'altro oggi è il video degli affari fatti. Affare fatto, affari fatti, vabbè.
dei... Ecco, adesso ne parliamo. La bella notizia di cui vi parlavo ieri riguarda Chris Pulisic, perché sono stati fatti tutti gli esami strumentali, come vi raccontavo ieri, più, esattamente 24 ore fa, sì, perché sono le 13.52, quindi esattamente 24 ore fa, il Corriere della Sera conferma tutte le news su Pulisic. Quindi, che le news quali erano? Quelle che vi raccontavo ieri, che il giocatore... fortunatamente non si è fatto nulla di grave, è soltanto una contrattura al flessore, una lieve contrattura. Comunque, il giocatore mancherà con la partita contro Lecce, perché ovviamente con Lecce giochiamo sabato alle ore 15, quindi non tornerà, ma sicuramente li farà saltare anche le amichevoli in America, in USA. Ora, mi dispiace per i fratelli statunitensi e mi dispiace per loro che non potranno godere del loro, del loro capitano America, ma sono contento così. Cioè, ero più contento se poteva giocare la partita del Lecce, però se facendosi questo lieve infortunio, che tra l'altro darà la possibilità al Ciuco di giocare, ma adesso ci arriviamo, capite, cioè, va bene così. Prima di andare avanti, ragazzi, pollice in su a questo video, pollice, like a questo video, ragazzi, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, grazie, ieri anche 30-40 persone si sono iscritte al canale ieri, grazie di cuore a tutti. Nel primo commento trovate il link diretto per il mio secondo canale. È una figata, raga, andate a vederlo perché è bellissimo. Sono andato alla mostra di Tim Burton, ma non è solo la mostra di Tim Burton, c'è tutte le 8 cose che devi conoscere su Tim Burton. È una figata il video, andate a vederlo. Nel primo commento trovate il link diretto. Andiamo in sigla, raga, e poi mettetevi comodi perché ho un mille miliardi di cose da raccontarvi. 1, 2, 3, sigla. Come sempre la sigla a 7 minuti. Allora, oggi è il giorno degli affari fatti, o dell'affare fatto, perché il primo riguarda Zlatan, ma ne parliamo dopo. Il secondo invece abbiamo Skira, che riporta una notizia e dice che il Milan ha già trovato un accordo con il giocatore Juan Miranda. Lui dice testualmente: accordo ritrovato tra Milan e Miranda, pronto un contratto da 1.8 milioni di euro per l'ingaggio del giocatore. Il terzino sinistro arriverà al Milan a giugno 2024 come free agent, quindi vuol dire praticamente libero da contratto, perché gli scade il contratto appunto come con Real Betis, che è la squadra dove gioca adesso. Ma occhio, cosa succede? Succede che il Milan vorrebbe, visto che il Milan pare interessato, insomma, all'ingaggio del giocatore direttamente da gennaio, quindi vogliono prenderlo subito. Il Milan pare abbia offerto, non pare, il Milan ha offerto 3 milioni di euro al Real Betis per averlo con qualche mese di anticipo, quindi prenderlo direttamente a gennaio. Poi Zlatan Ibrahimovic. Allora, Ibra, anche questa, ragazzi, è un altro affare fatto, perché abbiamo la conferma che arriva anche da Longo, insomma da tutti i siti, e dicono: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic oramai è cosa fatta, manca solo la comunicazione ufficiale del club, che dovrebbe arrivare settimana prossima. Ma cosa viene a fare Ibra? Allora, la Gazzetta dello Sport conferma quanto già riferito ampiamente: Ibrahimovic torna al Milan, si può chiudere tra oggi e domani, Zlatan sarà una figura al confine, cioè a cavallo tra i due soggetti che fanno capo a Cardinale. Il terzo Ibra rossonero sarà però legato sempre al Milan, ma anche a Redbird. Non avrà una carica dirigenziale nell'organigramma del club, il suo ruolo probabilmente sarà quello di advisor. Cioè potrebbe essere inquadrato in qualche modo nella galassia sia del fondo americano proprietario del Milan che nel club. In rossonero Ibra potrà spaziare su più zone del campo, ovviamente, dalle vesti di frontman in campo internazionale a quelle di interlocutore di Pioli su questioni prettamente di campo e prettamente di spogliatoio. Zlatan tornerà a frequentare Milanello e credo che questa sia una cosa molto positiva. Offrirà il suo punto di vista all'allenatore e ai giocatori con cui parlerà, appunto. Così Ibra potrà dare ancora tanto all'unico club che gli ha rubato il cuore, tra i tanti nei quali ha giocato in ben 25 anni di carriera. Ma questa per lui è un'occasione di crescita, perché ovviamente Zlatan dovrà allargare, avendo finito di giocare, dovrà allargare i suoi orizzonti, che adesso guardano oltre il calcio. O il campo, direi più che il calcio.
Allora, io sono contento del ritorno di Zlatan, ve l'ho già parlato in altre occasioni. Non tanto per... Infatti vi ricordate che una volta, quando abbiamo parlato di questa cosa, io vi avevo detto, non mi piace tanto come stanno dipingendo il fatto del ritorno di Zlatan. Zlatan ritorna per fare da vaglia, per questo, per quell'altro. Raga, va risposto direttamente Mike Maignan. Mike Maignan che cosa vi ha detto l'altro giorno in conferenza stampa? Gli hanno chiesto, cosa pensi del ritorno di Zlatan? E lui dice, sono contentissimo. Noi qua però siamo diventati grandi e siamo anche in grado di andare avanti da solo. Da soli. Poi se ritorna... Molto bene, sono contento di averlo qua, è un grande campione e ci darà una mano. Nessuno ha bisogno della baglia, raga. Parlo ovviamente dei calciatori. Quedraogo. Il Milan sfida le altre squadre. Allora, chi è Quedraogo? Quedraogo è praticamente... Ve la leggo, vi leggo la notizia. Per Quedraogo è derby tra Milan e Inter. Il derby nasce 2 anni fa perché Geoffrey Moncada seguiva Quedraogo o Quedraogo, non so come si pronuncia, da quando era un quindicenne. Responso, pollice alto, molto alto. Hassan piace per le sue qualità da centrocampista, completo, fisico, capace di stare in diverse zone del campo. La novità delle ultime settimane, però, è un inserimento deciso dell'Inter. Vabbè, questa qua sono tutte condimenti che vengono fatte. La storia di Quedraogo ricorda quella di Malik Chau, che giocò nello Schalke in B e al Milan ha dimostrato di appartenere a questo altissimo livello di calcio. Hassan è però più giovane, vorrebbe finire la stagione in Germania e vorrebbe lasciare lo Schalke a breve. E allora, trasferimento a giugno, che Milan e Inter stanno seguendo in prima fila. Il prezzo del giocatore è di 12 milioni di euro. Allo Schalke, vabbè, bla 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 bla. Non lo so, ragazzi. Allora, lui sul giocatore, sinceramente, non è un giocatore che conosco particolarmente. Quindi... Come vi dico sempre, prima di darvi una vi posso dare qualche... Vediamo se vi troviamo qualche dato fisico, che è l'unica cosa che vi posso dare. Che tra l'altro vedo che già ne avevamo parlato già un'altra volta. È l'unica cosa che vi posso dare, perché per il resto, raga, guardare anche gli highlights qua su YouTube, insomma, sempre quel valore. Un valore basso. 1,91, tedesco, di origine e nazionalità tedesca e del Burkina Faso. È un centrocampista centrale di piede destro. In questo momento... Il giocatore è ancora minorenne perché è un 2006. Ma ragazzi, stiamo parlando veramente, mi avete fatto parlare di uno che è del 2006, quindi ha 17 anni. Vabbè, vediamo. Allora, poi mi sono segnato la prima riguarda Ruben. Rubacuori, Loftus-Cheek. Perché? Ruben è il guaritore e il Milan è riuscito finalmente a ripresentarsi con un 4-2-3-1. Allora, i più attenti si saranno accorti che io già nel video pre-partita, nel video post-partita, nel video di ieri, io vi avevo già parlato ampiamente di questa cosa. Cioè che il Milan, avendo ritrovato un giocatore fondamentale per quelle che sono le nostre questioni tattiche come Ruben Loftus-Cheek, il Milan è riuscito a ripresentarsi in campo con quel 4-2-3-1 che tanto ci aveva fatto far bene in tante fasi dei campionati passati, quando quel ruolo da trequartista veniva ricoperto da Frank Essie. Le statistiche di Ruben Loftus-Cheek sono delle statistiche da centrocampista totale, anzi direi da tuttocampista, perché è un giocatore che difende, è un giocatore che attacca, è un giocatore che strappa, è un giocatore che, come vi dicevo l'altro giorno, sembra un adulto che gioca in mezzo ad un centrocampo di bambini, perché comunque ha talmente tanta prestanza fisica che riesce in un modo o nell'altro sempre ad andare via e non lo fermano perché è veramente un trattore. Quindi, al di là di questa considerazione che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, la sua presenza in campo ci dà la possibilità finalmente di poter tornare a quel 4-2-3-1 che col quale tanto noi abbiamo fatto bene. È la scelta fatta da Stefano Pioli nella serata contro il Paris Saint-Germain per il 2-1 che ha riaperto i giochi rossoneri nel gruppo F. Uno dei più equilibrati, bla 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 bla. Al punto da far emergere clamorosamente la ripresa del calcio. Aspettate che mi ero segnato una roba. Eccolo qua. Loftus-Cheek non è più un centrocampista di potenza come centrale dietro la punta. Non è soltanto quello. Infatti dicono come faceva Frank Essie. Ma è un elemento più tecnico.
è un misto tra Charles de Ketelare e Brahim Diaz. Sì, diciamo che boh. Ruben è Ruben, raga. Adesso che la Gazzetta scriva che è un misto tra Charles de Ketelare e Brahim Diaz, mi sembra un po' così, nel senso, ah, non è la Gazzetta, è tutto Sport che lo scrive. Non lo so, ragazzi. È Ruben, ragazzi. Allora, io su quando abbiamo comprato Ruben, se vi ricordate, io che cosa vi dissi all'epoca? Ragazzi, sulla qualità di Ruben Loftus-Cheek, nessuno mette in dubbio le qualità di Ruben. E in Italia, in Serie A, io vi dicevo, e non l'ha fatto solo in Italia in Serie A, ma l'ha fatto anche in Champions League, farà i buchi, perché tutti questi centrocampisti tecnicissimi e fisicatissimi come è Ruben Loftus-Cheek, che vi ricordate che io all'epoca vi facevo il paragone con Sergej Milinkovic-Savic, tra l'altro attirando qua l'ironia di qualcuno, Ruben ti ha dimostrato in queste partite, dati fatti alla mano e partita di martedì alla mano, ti ha dimostrato che lui è proprio quel tipo di giocatore. L'unico dubbio che io muovevo all'epoca su Ruben Loftus-Cheek, io cosa vi dicevo all'epoca, ragazzi? Io vi dicevo, raga, Ruben è un giocatore che in Premier, quando in Premier, fa anche in Premier, tanto mi ha scritto Suma, quando è in Premier, fa la differenza. In Premier fa la differenza fisicamente. Cioè, quindi immaginate, io vi dicevo, immaginate in Serie A che cosa può fare. Infatti ha dimostrato che in Serie A fa la differenza. E ripeto, ha fatto anche la differenza in Champions. L'unico dubbio che avevo allora era sotto l'aspetto fisico. E io continuavo a dirvi, ragazzi, Ruben è un giocatore incredibile. Deve solo stare bene. Io adesso, a distanza di qualche mese da quando Ruben è diventato il rossonero, vi ridico la stessa identica cosa. Ruben deve stare bene fisicamente. Se Ruben sta bene fisicamente e mette continuità nelle sue prestazioni, raga, è un carro armato. Ruben non lo fermi. In Serie A è capace che ti vince le partite da solo. È come Sergej Milinkovic-Savic. Ovviamente, ripeto, con tutta la proporzione. Anche se in questo caso... Ci siamo capiti? Non è che siamo tanto distanti come tipologie di giocatori. Forse... Però, allora, Ruben secondo me ha tanto dribbling, e l'avete visto, che per le leve che ha, l'altezza che ha, la fisicità che ha, è una cosa incredibile. Sergej Milinkovic-Savic, forse meno dribbling, però forse un po' più classe e qualche punto in più nel calcio. Nel tiro, scusate, non nel calcio. Però direi che come caratura di giocatori più o meno sono lì. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Poi due cose vi devo leggere. La prima, che ve la leggo, ma non ce ne può fregare di meno, come vi dico sempre, e ve la leggo proprio per dirvi questa frase. Come riportato da Calcio e Finanza, il ricorso del comune, vabbè, l'udienza contro il vincolo di San Siro si interrà a filo, che non so cosa voglia dire, filo il ricorso del comune, vabbè. Come riportato da Calcio e Finanza, l'udienza contro il vincolo di San Siro si terrà il 21 novembre. Occhio. Ma a noi non ce ne può fregare de meno, perché noi abbiamo altre notizie. Tra l'altro avete visto Jerry Cardinale quanto ha esultato. Mi sono piaciuti un sacco Jerry Cardinale e anche c'era la vecchia dirigenza Elliott, che hanno esultato un sacco a fine partita come tutti noi. E poi mi sono piaciute un sacco anche le immagini, le ho viste forse sul TikTok del Milan, non mi ricordo dove le ho viste, o su YouTube, non mi ricordo, vabbè, dove c'era Furlani che dopo la partita è andato ad abbracciare tutti i giocatori. E sono cose che ti fanno capire che comunque si sta remando tutti verso la stessa direzione. Poi ci possono essere gli errori, ci possono essere i problemi, tutto quello che volete, ragazzi. Però da quella cosa si capisce che tutti stiamo remando, anche noi tifosi, stiamo remando tutti nella stessa identica direzione. Allora, tra l'altro, stadio che intanto sta andando avanti, vi stavo dicendo, abbiamo le parole direttamente del sindaco di San Giuliano, che ovviamente sapete che è vicino a San Donato, e dice: io sono assolutamente favorevole allo stadio, che comunque richiede valutazioni attente. Sul fronte della sicurezza è impensabile mantenere l'attuale assetto delle forze dell'ordine, ovviamente. Puntiamo ad un commissariato di polizia al servizio di tutto il sud-est milanese. Questo perché, ragazzi, è importante? Perché tu hai innanzitutto l'appoggio di tutti i sindaci, non soltanto i sindaci del comune di San Donato, il sindaco del comune di San Donato, ma hai già l'appoggio di tutti i sindaci intorno delle altre città.
Perché? Perché loro sono consapevoli che l'arrivo di uno stadio, che cosa fa? Migliora la viabilità, migliora la sicurezza, perché ti stanno dicendo, il sindaco di San Giuliano ti sta dicendo, è impensabile che se arrivi uno stadio domani mattina mantenere le stesse forze dell'ordine. Ci auguriamo che venga fatto un commissariato di polizia. Hai capito? Cioè, anche loro capiscono che questa dello stadio non solo è un'occasione irripetibile per il Milan, ma è anche un'occasione irripetibile per il terreni, per la popolazione, per i comuni, per tutte quelle zone che ruoteranno intorno allo stadio, dove avvedranno un boom assoluto di prezzi, di aumento dei prezzi delle case, di aumento dei prezzi dei terreni, perché poi è così. Ma infatti una cosa, adesso ho detto così, siamo in chiusura, una cosa che io non ho mai capito è che tutti quei comitati di quartiere che avevano delle attività vicino a San Siro, quando questi qua si sono a parte che non ho mai capito questa cosa, ve lo dico proprio da cuore aperto, raga, non ho nessun tipo di interesse, anche perché, ripeto, non ce ne può più fregare di meno. Ma una cosa che non ho mai capito è, se io oggi ho una casa e la mia casa vale 100.000 euro, domani mattina se mi costruiscono un nuovo stadio e il Milan davanti, la mia casa non vale più 100.000 euro, vale 1.500.000. Perché la mia proprietà acquisisce un valore altissimo. Quindi era questa cosa che non ho mai capito. Il comitato di quartiere dice no, non vogliamo il nuovo stadio. Ma tu lo stadio ce l'hai già. Cioè, non è che arriva a costruirti in un posto dove lo stadio non c'è. Tu a San Siro c'era già lo stadio. Quindi non è che prima non c'avevi il traffico, arriva lo stadio nuovo e ti crea il traffico. Ce l'hai sempre avuto, hai comprato la casa a San Siro e lo sai che lì c'è lo stadio. Quindi questa cosa non l'ho mai capita. Boh, vabbè. Ultima cosa che volevo leggere, magari ne parliamo domani, è che adesso il Ciucco ovviamente è favorito per la partita contro il Lecce, quindi dovrebbe partire lui al posto di Chris Pulisic. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, non so quale sarà lo shorts che tirerò fuori da questo video, dopo quando mi riguardo deciderò una parte. E boh, vabbè. Ciao a tutti, raga. Pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ho finito la voce, sto migliorando piano piano. Ah, ricordatevi di andare di cliccare qua sotto, ragazzi. Primo commento, c'è il link al video di Tim Burton. Andate a vederlo, basta cliccarci sopra, non vi costa assolutamente niente. Ciao a tutti, forza Milan, ma soprattutto vada via il Inter. Ciao!